Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi sono di nuovo nella mia postazione in cucina perché voglio farvi vedere una cosa veramente molto utile e molto semplice. Non si tratta questa volta di una ricetta, ma si tratta di come fare a capire se un uovo è andato a male oppure no. Perché io penso che a molti di voi capiti di avere delle uova in frigo, non ricordarsi magari quando queste uova sono state acquistate, magari sono lì da un po' di tempo. E sicuramente vi sarete chiesti, ma saranno ancora buone? Come faccio a saperlo prima di utilizzarlo? C'è un modo veramente semplicissimo e molto molto efficace. Vi mostro il tutorial e ci vediamo dopo. Ecco, voi dovete prendere un bicchiere. Io ho usato un bicchiere lungo, però va bene anche un bicchiere di dimensioni normali. Tanto per capirci, va bene anche un bicchiere come questo, semplice, più basso. Io mi trovo meglio con questo qua più lungo. Prendete il vostro bicchiere, lo riempite d'acqua, prendete l'uovo che avete qua e lo immergete dentro l'acqua. Se l'uovo va a fondo, come in questo caso, vuol dire che lo potete mangiare tranquillamente, che non è danneggiato, non è andato a male. Qualora l'uovo invece galleggiasse sull'acqua, quindi tornasse verso l'alto, significa che l'uovo è da buttare via e non lo potete mangiare perché è andato a male. Quindi, come vedete, è un sistema veramente molto semplice. Io lo utilizzo tutte le volte che devo fare una torta, che comunque devo cucinare usando delle uova, perché anche se la scadenza indicata magari va più avanti nel tempo, non si sa mai e io preferisco sempre verificare. Quindi, insomma, è un metodo semplicissimo. Avete visto quanto è veloce e quanto è semplice questo metodo? Devo dire che a me è già capitato almeno 4 o 5 volte di vedere l'uovo che tornava a galla e quindi meno male che ho controllato perché altrimenti avrei utilizzato un uovo che non andava più bene. Quindi non pensate che questo metodo, diciamo, non sia efficace perché in realtà quando l'uovo non va bene vi assicuro che torna a galla, a me è già successo. Quindi mi raccomando, se avete dei dubbi sulle uova, utilizzate questo sistema, visto che il metodo è talmente semplice, perché rischiare, dico io, e buon appetito con la ricetta che intendete realizzare con l'utilizzo delle uova. Ci vediamo nel prossimo video, vi mando un bacio e alla prossima!